Forse è partito tutto e poi se non parlo non mi sentite. Perché non ci sono. Eccomi. Ci sono. Allora. Allora, ci siamo. 16 agosto, tra poco si volerà il Palio di Siena. Come faccio ormai sempre, proviamo a vedere, proverò a vedere, a farvi un'analisi di quello che può essere secondo Brontolo. Guarda, se non vi guardo è perché sto guardando di base se tutto funziona, se no rischio di parlare, voi non mi sentite. Ecco, la diretta c'è ancora. Allora. Io ho già espresso il mio pensiero che un palio così, mi sentite, vi faccio un ok, un palio così per me non va bene, cioè c'è troppi cavalli buoni, poi ci sono troppi cavalli buoni e soprattutto ci sono cavalli nuovi, troppo buoni, che come tutti i cavalli nuovi hanno, devono fare la propria esperienza, quindi per certi versi sono inaffidabili, no? In qualche maniera. Troppi sono. Il palio, come dico sempre, non è una corsa di cavalli, ma è una giostra. Non siamo nel ippodromo, abbiamo delle rupe strette e quindi i cavalli dovrebbero essere più distaccati l'uni dagli altri. Quando ce n'è due o tre buoni per l'altro, qualcuno mezzigolo, qualcuno ancora peggio. Quindi, perché secondo me il palio è questo, perché se no è inutile, andiamo a fare partiti, storie e storie. Non è una corsa, è una giostra. Vabbè, detto questo, vediamo, non è assolutamente di facile lettura questo palio, proprio per questi motivi. Le prove che sono mancate hanno influito nel creare la difficoltà a fare un'analisi più precisa di quello che può essere. Comunque, c'è qualche cavallo che non mi convinceva molto, e non dirò chi è per correttezza. Invece stamani l'ho visto andare molto bene, quindi l'avevo messo in quelli che vedevo in difficoltà, invece stamani l'ho visto bello, bello, pulito, e muoversi liberamente, quindi da occhio. Allora andiamo per fila, via, andiamo per assegnazione, perché io ho qui il numero 1, lo vedete, era Porto Alba, Alave, Lupa, Zedde. Beh, qui c'è poco da dire. Giuseppe, vi sarò una persona, un disco incantato, è un Giuseppe rinnovato, un'altra testa, sereno, più determinato, e l'ha fatto vedere. Anche a luglio ha confermato quello che andavo dicendo. Quindi questa può essere la sorpresa, se vogliamo, perché in questo contesto Porto è un po' sotto a quest'altro. Mentre di luglio sembrava che doveva essere lui, come ora invece questa leadership, mi è venuto bene anche in inglese, ragazzi, mi merito un applauso, no, non ce l'ha. Però sono convinto che vedremo un grande palio da Giuseppe. Osama Bin, Biocorno, Sanna, sentite i cavalli che iniziscono. Ebbene, io credo che a Carlo le due prove gli sarebbero servite, però è venuto molto avanti. Stamattina io di solito sto a casato, stamani mi sono fatto ospitare e sono andato a vedere la prova prima di San Martino, e l'ho visto entrare bene, deciso, quindi ci avrà le sue beghe perché c'ha l'avversaria, Carboni nella civetta, ne parliamo dopo, credo non gli renderà vita facile, quindi c'ha questo handicap, però il cavallo è venuto molto avanti. E Carlo è un ragazzo che a cavallo ci monta e cavalli di guida, quindi
è da dare un'attenzione, però c'è l'handicap della rivale. Pantera, Rexy e Bartoletti. E questo è un cavallo velocissimo, non facilissimo da gestire, quantomeno nella prima curva, perché la sua irruenza, la pedalata, lo porta ad arrivare a una velocità stratosferica. Jonathan lo conosce bene, lo ha provato anche ieri, ha visto come e dove può arrivare. Poi dopo il casato l'ho affermato, le prove anche lì sarebbero state utili per lui, anche per noi, per fare un'analisi un po' più precisa. Poi ripeto, questa è la mia personalissima analisi, non è certo l'oracolo. Però insomma io questo cavallo qui, questo ragazzo che sappiamo che le fa che non fanno, ce lo metterei tra i papabili, anche se il cavallo è nuovo. Credo che la sua la dirà. Schietta, schietta, dicono l'ultima cavalla, no, anche no, nel senso non perché la valle va, però la vallina al pari di solo tu e due tabacco, cavalla che secondo me corre ora e vediamo il palio, ma credo poi lo dovrà ricorrere perché è di quei cavalli che non creano problemi. Arriva tranquilla, esce di pista di piazza asciutta, a canapa ferma, parte veloce come una scheggia, quindi non è, ho visto Siri che la sta montando benissimo, ci si è messo bene, stamani ripeto, ero lì a San Martino, lo vedevo entrare con tranquillità, proprio la provava bene, anche se piano, ma si vedeva che la metteva dentro senza difficoltà. Ha un corpico arduo, molto arduo, perché ce la dovrà vedere col vecchio giovane Bruschelli nel rivale Nicchio e non ha un compito semplice, anche perché poi quando ci arriveremo a Bruschelli vi dirò la mia impressione, perché non è che sia tra dei peggio, voglio dire. Quindi Antonio ha, come ho detto, un'altra possibilità, rientra, non ha un compito facile, ma credo che farà di tutto per mettersi le 10 che montano. Il coraggio non gli manca e il carattere nemmeno, quindi vediamo un po' che succederà stasera. Webinner, giraffa, Caria, cavalla stamani era un po' più accelerata, era un po' troppo accelerata stamattina. È andata via bene dal canape, Caria se la prova, se la mette sempre dentro, la cavalla anche lei dalle prove è migliorata, anche se troppo accelerata era stamattina. Bisogna che la cavalla che ha un carattere in un certo modo bisogna stia dentro le righe. E quindi a chi vista tremendo Francesco ha anche lui un'occasione, l'occasione della vita possiamo dire, perché come ho scritto, Wewin l'ha ripagato del lavoro che ha fatto su di lei, perché l'ha trasformata nella parola piena del suo significato. E questa cavalla adesso va veramente bene. Lui ha la possibilità di far vedere di essere un fantino da piazza e se la butta via. Bye bye baby. Ma non ci voglio nemmeno pensare a questo, lui lo sa bene. Quindi vedete che il palio lo farà. Però ripeto, trovare un vincente via è molto difficile, molto. Il canape, siamo sempre nella retorica, no? Il canape ha la sua logica per dare il risultato di questo palio. La rincorsa, idem un paradiso. Quindi abbiamo detto via, tabacco, civetta, carboni. Questo cavallino è venuto molto avanti dal palio di. A differenza del cavallo di luglio di Sorrento, questo tabacco lo sta montando molto bene. Sorrento, vi ho detto, era un cavallino da montata morbido, lui ha un altro tipo di monta, Giosuè, una monta più forte. E questo tabacco lo sta montando molto bene, si aggiusta, il ragazzo si vede
tranquillo, sereno, come tutti gli altri, vedo uscire sorridenti, sono più seri i big che hanno certe responsabilità per certi versi di dover vincere, stanno studiando i propri avanzi. Loro li vedo uscire di piazza sereni, consapevoli. Quindi lui dovrà vedersela con quell'altro, con la rivale Leocorno, appunto abbiamo detto prima, Sanna, e con questo tabacco che l'handicap che può avere non è svelto, questo cavallino, non è veloce. È un cavallino visto come livelli che correrà il palio, ne correrà tanti di pali perché non dà nessun tipo di problema, non dà nessun tipo di problema, tranquillo, tranquillo i giorni del palio, buona al canape, e poi le gambe le muove anche se è di categoria sotto agli altri. Però vedete che qui Carboni dovrà stare molto attento. Pathos era il cavallo che tutti aspettavano, il cavallo lo vedo andare bene, ora lo vedo andare molto bene, stamani l'ho visto molto bene. Andrea Mari è andato lì non certo a cambiare aria, scusatemi, è sceso dalla sua contrada, possiamo definirla così, per andare a montare Pathos perché vuole provare a fare il cappotto. E è legittimo perché manca solo a lui, gli altri l'hanno fatto tutti, intendo Bruschelli e Bartoletti e Tittia. Manca il cappotto dei bicchi, diciamo così, a Zedde e appunto a Mari. Quindi questo è un cavallo che si era aggiustato, se l'è provato via via, piano piano, e ora il cavallo, l'ho visto stamani, era bello, andava veramente molto bene. Occhio, 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 occhio. Tale quale Nicchio Gigi Bruschelli. Anche questo lui Gigi non lo si vede mai, è una sua caratteristica, però devi mettergli gli occhi addosso e di dietro se lo vedi, che prova sempre. Perché dire che non prova, non lo vedi fare volate, ma stai tranquillo, che di dietro e non ha buttato via nemmeno la prova di stamani, perché stamani ha provato il cavallo. Piano, a certi punti allungato, però se l'è provato anche stamattina e se l'è messo. Questo va preso con le pinze, perché io sento tanti discorsi, ha 50 anni, è bello e vecchio, non ci scherzate, ve l'ha fatto vedere anche a Pucecchio, quello che buono ne fa. Questo 50 anni ce l'ha, ma è sempre una bestiaccia. La vedo, sono passate mie figlie con le sue amiche, perché mi hanno invaso la casa e mi fa solo il piacere. E appunto dicevo, Bruschelli non ci va preso le pinze, se c'ha l'occasione ragazzi, questo non se la fa scappare. Certo è che se la dovrà vedere con Siri, che lì a dirgli ciao Gigi come stai, non ci starà di sicuro. Quindi dovrà stare molto attento e tra canapi e fuori da canapi a Siri, che aschietta, che la cavalla è svelta, ricordatevelo, non è a livello di quelli migliori, ma è una cavallina che non gli dà problemi, svelta, precisa, l'ho detto prima, quindi deve stare attento perché quello il palio addosso delle regole glielo fa, non è andato certo lì a vedere vincere il Nicchio, sì, no, nemmeno il montone vorrà questo. Quindi, però, tale quale l'ho visto venire avanti tanto, tantissimo, e Gigi non gli si insegna niente. Quindi un palio anche questo, lo vedremo, sono sicuro che lo vedremo. Solo su due lo sta montando molto bene, dice, ma te dici io sì perché è così, non è che lo dico perché voglio fare il buonista, lo dico perché stanno facendo questo. Lo sta montando molto bene, questo cavallino veloce che, ripeto, questo è un cavallo anche visto per gli altri come Tabacco e probabilmente Schietta, saranno avanti e correranno il palio sempre, perché non creano problemi. Sono cavallini che 3-4 giorni crescono,
ti stanno nella stalla, non ti fanno girare le scatole, sono veloci e il palio lo fanno sempre. Andiamo a Portuale, ha vinto al decimo palio perché aveva visto le caratteristiche, affidabile, sempre lì, è arrivato un giorno e gli è toccato l'occasione per vincere. Quindi questi cavalli, quando poi cali, ci sta che poi vinci il palio. Quindi solo 2-2 e Burtas rientra anche lui e sta lì a farci andare la mossa al naso, è un ragazzo di carattere. Stamani ho intervistato il babbo, simpaticissimo, faceva finta di osare, è grandissimo, è un figliolo simpole, un babbo così. Mi ha fatto veramente piacere farci lui anche. Chiusa parentesi. E quindi Burtas ha un'altra occasione e questo ragazzo ha i numeri per correre il palio di Siena e vedete che lo dimostrerà col tempo. Poi andiamo al mio cavallo. Andiamo alla Tartuca, dove io baio il mio cavallo, non perché è mio, ma perché io da anni sto dicendo di questo cavallo che era un certo modo. E chi mi segue lo sa che io ho sempre parlato in una maniera positiva di questo cavallo qui, perché questo cavallo qui così è. È un cavallo di varietà, un cavallo che ha tutte le caratteristiche per correre il palio. Quando va piano becca. Ora, semmai, l'unico dubbio mio è che Giovanni l'ha provato poco. O l'ha provato poco perché l'ha sentito e già vede che cavallo è, e in effetti così era, perché io ve lo ricordo ai tempi che lo montava Pilas, Dio, il nome, aiutatemi, da Bartoletti, non mi viene quel ragazzo, c'era il nome, accidenti a me i nomi, ma guardate, che è tornato a montare alle regolari, e il cavallo andava da solo. Questo Jonathan non l'aveva inquadrato subito che cavallo poteva essere. Questo è stato un suo difetto. Jonathan non è uno, è uno che i cavalli li vede. Quello però lo ha padellato, come si dice. L'aveva scudo di essere fatto scappare. Virtis, ecco, scusate, non mi veniva io nomi sotto. Quindi questo cavallo ora io non lo so, ma se da come fa presupposti, se lui lo sente. Anche se non ha, perché lui becca quando va piano, poi gli dà la via, un becca più, caroppa. L'ha sentito per le prove, probabilmente lui già sa dove vuole andare a parare. Scalia, gli va dato atto, ha 3 cavalli dentro, a conferma che è un ottimo preparatore, perché ha tabacco, solo 2-2 e Wewin sono cavalli che lui ha dentro. Bravi ai proprietari di Wewin, che ci sono piccati, l'hanno voluta, sono andati in Sardegna a ricomprarla, e per il lavoro di Aria, la valle è venuta avanti, e eccola là che corre il palio. Quindi complimenti da Brutolo. C'è poco da dire altro, cioè qui c'è solamente da vedere il palio di stasera, perché è di una lettura difficilissima. Bisogna vedere ora il canape, bisogna vedere le politiche come si metteranno, lascia intendere certe cose, no? Questo palio qui, che ci sono degli schieramenti in un certo modo. Vediamo chi la porterà a casa, vediamo chi c'è di rincorsa, quella sarà fondamentale più delle altre volte per vedere. Chi la porta a casa questo palio qui? Io credo che c'è da dire poco altro, c'è solamente da pregare la Madonnina che protegga tutti, cavalli, spettatori, fantini e tutto. Speriamo che sia una bella festa, perché questa è, e vi auguro a tutti un buon palio e poi ci vediamo il dopo per il commento. Grazie, buon palio a tutti.